Fare vino in Valtellina significa amare il territorio, affrontare la fatica della sua cura, presidiare i versanti che spesso rischiano l'abbandono. Così Paolo Oberti, imprenditore tiranese dei trasporti, un passato in politica parlamentare negli anni 90, ha deciso di comprare e affittare dei vigneti e diventare produttore di vini. C'è una valenza importante dal punto di vista anche ambientale, ovvero il recupero e la valorizzazione di versanti terrazzati. Questo sicuramente è uno delle linee, dei miei chiodi fissi, è il territorio. Sono molto attaccato a questo territorio, non me ne andrò mai, voglio vivere qui. Un settore, quello vitivinicolo, che in provincia di Sondrio in questi anni vede emergere tante nuove cantine. Fare vino in Valtellina oggi può essere un business? È un business, secondo me, nel lungo periodo se il mercato è il mondo. Se il mercato è il mercato nazionale, il mercato valtellinese, è troppo ridotto, questo è troppo ridotto, il mondo rischia di essere un mercato troppo ampio e la Valtellina di far fatica ad avere i numeri per poter esportare quantità significative. Però questa è la sfida. C'è anche una valenza sociale perché qui sopra le cantine ha sede l'associazione Fiori di Sparta e il primo sforzato sarà intitolato ai Fiori di Sparta. Sì, lo sforzato avrà il nome Fiori di Sparta, che sarà il vino più importante. Quando ho acquistato questa palazzina avevo già una mezza idea e loro erano molto preoccupati. Io per un paio d'anni gli ho detto: state tranquilli che non vi manda via nessuno. L'associazione Fiori di Sparta, coordinamento famiglie con disabili della comunità montana di Tirano, ospitata in questi spazi, si impegna nel supporto alle famiglie, nello sviluppo di attività creative per i disabili, nella promozione della cultura della disabilità. E questa iniziativa di oggi per voi cosa rappresenta? Ah, per noi rappresenta un buon traguardo perché da 18 anni, diciamo, perché è nata nel 99. Ultimamente viene riconosciuta e apprezzata. Le realtà sono diverse e la diversa disabilità tante volte porta a dividere, però non si può abbracciare il mondo, ma fare per loro.